Bene, e ora ho pensato invece di leggervi una parte del dialogo tra Giasone e Medea. Giasone irrompe a casa di Medea, nel luogo dove è Medea, infuriato contro di lei per come ha agito, per il fatto che si sta lamentando del tradimento. Quindi ha degli argomenti veramente inaccettabili per una donna che lo ama, comunque per una moglie, per una donna che gli ha dato dei figli. Quindi Medea lo accoglie con un grande insulto. Non riesce neanche a farlo finire di parlare. Gli si avventa contro. Oh, infame, mille volte infame! Non trovo altre parole per la tua vigliaccheria. Sei venuto da me essere odioso e riesci anche a guardarmi in faccia dopo tutto il male che mi hai fatto. Non è coraggio, non è audacia la tua, è solo spudoratezza, il peggiore dei vizi umani. Ma no, hai fatto bene a venire. Mi sentirò più leggera dopo averti detto tutto quello che penso di te, e ascoltarmi per te sarà un tormento. Voglio incominciare dal principio, quando fosti mandato ad agiogare i tori che soffiavano fuoco e a seminare il campo della morte. Allora fui io a salvarti, lo sanno bene i greci che insieme a te salirono sulla nave Argo, e il serpente che sorvegliava in sonno il vello d'oro e il groviglio delle sue spine lo teneva vinto, fui io ad ucciderlo per te, e ancora una volta ti salvai la vita. Per te ho tradito mio padre, la mia famiglia, con te sono venuta a Iolco, più innamorata che saggia. Ho inflitto a Pelia la più crudele delle morti, per mano delle sue stesse figlie, ho distrutto tutta la sua casa per te. E dopo tutto questo tu mi hai tradito. Hai voluto una nuova donna nel tuo letto. C'erano dei figli! Se non ci fossero stati, avrei potuto perdonarti questo nuovo amore, ma hai tradito anche le promesse, perché sai bene di avermi giurato il falso. Per te gli dèi di un tempo non esistono più. Tra gli uomini regnano oggi nuove leggi. Ma quante volte hai stretto la mia mano? Quante volte hai sfiorato le mie ginocchia? Era tutto falso, vigliacco. Mi hai ingannato e io non ho più speranze. Va bene, mi consiglierò con te come se realmente mi fossi amico. Dimmi, adesso dove vado? Nella mia patria, forse, della casa di mio padre, che ho tradito per te, o dalle sventurate figlie di Pelia, come sarebbero felici di accogliere colei che le spinse a uccidere il loro padre. Ecco come sono ridotta. Mi sono inimicata la mia famiglia, mi sono ostili quelli a cui ho fatto del male per causa tua, senza che fosse necessario. Ma in cambio di tutto questo, tu, secondo molte donne greche, mi hai reso felice. E davvero sono felice. Ho un marito meraviglioso, fedele, che mi manda in esilio, che mi caccia da questa terra. Senza un amico, sola, con i miei figli, soli, vergogna. I tuoi figli andranno a mendicare per il mondo e io con loro, io che ti ho salvato. Oh Zeus! Ci hai dato i mezzi per provare con certezza se l'oro è falso. Ma perché non esiste un segno che marchi a fuoco il corpo di un infame? Ovviamente, a questo pezzo, Giasone ribatte con un altro pezzo ugualmente forte. Ma con questo ora vi saluto. E sono qua, insieme a tutti voi, a combattere e a resistere. E con la cultura e con la grande parola dei greci, dei tragici greci, per
possiamo farcela perché ci danno molta, molta forza. Grazie.